Buonasera a tutti, salve, bentornati alle nostre, diciamo, dirette Gemma sugli argomenti del digitale. E questa è una diretta, diciamo, straordinaria perché, diciamo, facciamo onore a questa festa del 2 giugno che ci sarà domani e vogliamo fare un approfondimento su questo argomento. E innanzitutto saluto tutti coloro che ci stanno già seguendo e ringrazio anche per chi ci ha seguito le settimane scorse e la puntata passata, che siete stati comunque moltissimi. Allora, oggi parleremo quindi della festività del 2 giugno, la festa della Repubblica, e ne parleremo con Gianni Bovini del ISUC, che è con noi. Con noi c'è anche Ilaria, che aiuterà a coordinare questa diretta. Salutiamo Gianni, benvenuto. Buonasera E ciao a Ilaria. tutti. Allora, Gianni, ciao. Ciao. Allora, quindi quest'oggi, come ha detto Chiara, siamo qui con Gianni Bovini dell'ISUC, che è l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. Volevamo un attimo parlare della festa del 2 giugno, ma prima di fare questa fatidica domanda, cos'è il 2 giugno, perché si festeggia il giugno, vorrei un attimo sapere che cos'è l'ISUC, di cosa si occupa. Sì, bene. L'ISUC, come dice il nome, Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, è un ufficio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, più propriamente una sezione. Ha una sua autonomia statutaria e finanziaria perché dispone di un consiglio di amministrazione che lo gestisce e ne determina il programma di attività insieme all'Assemblea dei soci. Recentemente, non più tardi di un paio di mesi fa, il presidente della giunta regionale, il presidente dell'Assemblea legislativa, ne hanno decretato il commissariamento in vista di una riorganizzazione degli istituti similari di ricerca della Regione Umbria. L'Istituto Pastorale dell'Umbria Contemporanea fa parte della rete di istituti similari nazionali che fanno capo all'Istituto Ferruccio Parri di Milano. E appunto nell'ambito di questa collaborazione c'è questa iniziativa Raccontiamo la Repubblica. Bene, allora, vedo che è ritornata Chiara, tutto a posto. Già avete detto che cos'è l'ISUC, quindi passiamo, diciamo, alla domanda successiva, che è proprio il tema, diciamo, perché festeggiamo il 2 giugno e che cosa è successo di così importante in questa data. Vai Gianni. Festeggiamo il 2 giugno, la festa della Repubblica, perché il 2 giugno 1946 in Italia si tengono delle elezioni, più precisamente in questo caso un referendum istituzionale per consentire ai cittadini italiani e italiane di scegliere quale sarà la forma di Stato, cioè se l'Italia dovrà essere una monarchia, come ce n'erano altre all'epoca e come ci sono, tuttora, oppure una repubblica. Questa scelta si impone, l'Unità d'Italia del 1861 e l'Italia era una monarchia, la monarchia sabauda governava in Italia, questa scelta si impone perché il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, che sfiducia Mussolini per la sua conduzione della guerra, in pratica restituisce al re il controllo e il comando delle forze armate e, come dice testualmente la delibera, la suprema iniziativa di decisione. Queste parole significano in pratica che finisce in Italia quella sovrapposizione che c'era stata dal 1922, cioè dall'arrivo al potere dei fascisti, tra partito fascista nazionale e Stato. Finendo questa sovrapposizione tra partito fascista e Stato, e essendoci ancora in corso la guerra, nel 43, nel 44 e ancora nel 45, non si possono fare tante cose, tra le quali appunto le elezioni. Il Senato era di nomina regia, il re nominava il capo del governo, ma la Camera era elettiva, anche se elettiva in un modo particolare che poi magari vedremo. Nel 43, nel 44, nel 45, con la guerra in corso, non si possono fare le elezioni, non c'è più la sovrapposizione tra partito fascista e Stato, bisogna attendere la fine della guerra per consentire agli italiani di scegliere la forma di governo e la forma di Stato. Questa
Quindi il 2 giugno 1946 si tengono le elezioni per il referendum istituzionale, monarchia repubblica, e per l'assemblea costituente, che sarà l'assemblea elettiva che dovrà scrivere la Costituzione, cioè l'impalcatura, il sistema delle leggi che dovrà regolare la vita politica civile del paese. Ok, quindi non solo un referendum, ma anche tutta la parte, diciamo, istituzionale, quindi tutto, diciamo, Parlamento, eccetera, tutto questo. Sì, certo, si vota per il referendum e si vota per l'Assemblea Costituente proprio perché ha l'incarico specifico di scrivere la Costituzione, cioè le leggi che devono regolare la vita dello Stato. Questo il 2 e il 3 giugno, festeggiamo il 2 giugno, ma le elezioni si tengono anche il 3. In più, nello stesso anno, 1946, bisogna ricordarlo, si tengono tante elezioni, si tengono le elezioni amministrative e si tengono nel 1946 anche queste, nuovamente, perché durante il periodo fascista, sebbene Mussolini ad esempio avesse promesso il voto alle donne alle elezioni amministrative, poi con la riforma podestarile del 1925-26 abolisce le elezioni amministrative, nominando i podestà, che sono figure di nomina governativa. E quindi, diciamo, anche qui, dopo il crollo del regime fascista, non ci sono più le amministrazioni elettive come c'erano prima del fascismo, e quindi bisogna ricostituire anche le amministrazioni comunali e anche le amministrazioni provinciali. Nel 1946, il 2 e 3 giugno, si tengono le elezioni per il referendum e per la costituente. A primavera e in autunno si tengono le elezioni per le amministrazioni comunali. Perfetto, questa è. Stamattina quando ne parlavamo dicevi che era molto particolare anche la campagna elettorale, come si è svolta la campagna elettorale per questo tipo di elezioni, diciamo. Parlavamo di come era caratterizzata la campagna elettorale per queste elezioni, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Certo, innanzitutto bisogna dire che queste elezioni sono una novità. Nel senso, non che in Italia non si fosse mai votato, si votava anche durante la dittatura fascista. Il fatto però che queste del 1946, il referendum costituente amministrativo, sono elezioni libere. Quelle che ad esempio si erano svolte durante il regime fascista erano, diciamo, dei plebisciti dove i cittadini, per eleggere i deputati, votavano un'unica lista formata da un unico partito, una lista bloccata. E in pratica, diciamo, i risultati erano di questo tipo, che sono il 29 su 8 milioni e mezzo di votanti, quelli che non aderiscono, che non approvano la lista, sono 135.000. Nel 1934 su 10 milioni sono soltanto 15.000 quelli che non approvano. È chiaro che non sono elezioni libere. Queste invece del 1946 sono libere elezioni dove si possono presentare più partiti, tutti quelli che presentano le firme, le candidature nelle modalità previste della legge, e ad esempio per l'Assemblea Costituente vengono presentate a livello nazionale 314 liste con 4.700 candidati. In Umbria, nel collegio Perugia Terni Rieti, in realtà le liste sono 10, i candidati sono 102, di cui 6 sono le donne. Questo fatto che le elezioni sono libere e che si tengono liberamente dopo 20 anni di dittatura, in realtà, diciamo, se noi ci pensiamo un attimo, c'ha anche un altro aspetto, non soltanto dal lato degli elettori che possono esprimere liberamente le proprie preferenze, ma in qualche modo le elezioni sono una novità anche per l'apparato statale. Cioè, il fatto che in Italia non si facessero per 20 anni significa anche che le prefetture, le questure, i comuni non sono più abituati a gestire una elezione, che per noi oggi sembra una cosa normale, quotidiana. In Italia poi ci sono elezioni tutte quante le settimane, tutti quanti i mesi praticamente, no? All'epoca non era così, si veniva da 20 anni in cui non c'erano le elezioni. Le persone... Infatti, stamattina ci raccontavi di quello che succedeva nel Monte Santa Prassiderina. Certo, succedono cose strane perché le persone proprio non si ricordano. Chi vota per la prima volta a 21 anni non ne ha mai sentito parlare. Quelli che sono più anziani si ricordano di aver votato prima del fascismo liberamente, ma i giovani, oppure le donne non hanno mai votato, e invece nel 1946 per la prima volta possono votare ed essere anche elette. Per loro è una novità assoluta. Questa cosa che succede appunto nella formazione del personale,
Nel senso che bisogna insegnare alle persone a fare il presidente di seggio, a fare lo scrutatore, a fare il rappresentante di lista, perché non c'era mai stato. Succede per esempio a Santa Maria Tiberina, un esempio della novità delle elezioni, che il presidente di un seggio, nella paura di sbagliare, di perdere le schede, che poi, diciamo, i conti non tornassero nel registro della sezione, numera tutte quante le schede con numero progressivo con cui sono iscritti i candidati. In questo modo, violando un principio fondamentale delle libere elezioni, che è la segretezza del voto. Però è chiaro che non lo ha fatto per sapere come avevo dato Tizio o come avevo dato Caio. Era una cosa nuova, non l'aveva mai fatto questo lavoro, e per paura di sbagliare fa una cosa banale, insomma, non c'è dolo, però appunto dimostra la impreparazione, la novità delle elezioni del 46. Eccesso di zelo. Eccesso di zero, ma ripeto, novità proprio, non, cioè, non ne molti non ne avevano mai sentito parlare di elezioni, non avevano mai visto così tante persone che si presentavano e presentavano la propria candidatura per la Costituente o per il Comune. E, appunto, questo ci consente, per esempio, appunto, di dire come si svolge la campagna elettorale. Cioè, prima, durante il fascismo, non c'era una campagna elettorale, perché, ripeto, il Partito Nazionale Fascista presentava una lista chiusa e quelli erano i candidati alla Camera, oppure presentava il podestà, che era di nomina governativa. Non c'era la campagna elettorale per il sindaco. Adesso nel 1946, sia per la Costituente sia per le elezioni amministrative, si possono eleggere li liberamente le persone che si candidano nei vari partiti, e per la campagna elettorale ovviamente si adoperano, come era tradizione già dalla fine dell'Ottocento, si adoperano i quotidiani, si adoperano i manifesti, si adoperano i volantini, si adoperano i comizi, e poi, diciamo, degli strumenti che non c'erano finora nell'Italia liberale, che sono la radio e i cinegiornali. E questi ultimi, i comizi, radio e cinegiornali, sono particolarmente importanti in un paese in cui ancora alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'analfabetismo ha un peso importante sulla popolazione. Tra l'altro, diciamo, quelli che hanno diritto di voto sono le persone che hanno compiuto 21 anni la data delle elezioni, ma sanno leggere e scrivere. Questa dimostrazione di leggere e scrivere, poi, diciamo, non è che sia molto approfondita, non viene molto approfondita dagli uffici elettorali, però è prevista dalla legge. Per cui, diciamo, essendo una novità le elezioni, libere elezioni, i partiti si impegnano in una intensa campagna, diciamo, di alfabetizzazione, cioè devono spiegare come si vota, cioè cosa bisogna fare, ad esempio, per essere iscritti alle liste elettorali, cosa bisogna fare se non si riceve il certificato elettorale, come bisogna comportarsi quando si entra nel seggio elettorale, come vanno indicate le preferenze, come va richiusa la scheda. Famoso, per esempio, una indicazione che viene data, rivolta soprattutto alle donne, per evitare l'annullamento del voto, è di non mettersi il rossetto quando il giorno delle elezioni, per evitare che nel chiudere la scheda, umettando la colla, si possa sporcare con il rossetto la scheda elettorale e quindi determinarne l'annullamento con la motivazione del riconoscimento Certo. del voto. A tal proposito, io volevo cogliere anche quello che è il suggerimento di Silvia, che voleva sapere quali erano il linguaggio che si utilizzava, che i politici utilizzavano per cogliere l'attenzione delle donne, che insomma erano, possiamo dire, che la grande novità delle elezioni del 46. Se c'è stata questa accortezza. L'attenzione verso l'elettorato femminile, devo dire, è meno che bassa, bassissima, nel senso che È giusto che lo sappiamo, insomma, è anche sì, importante. purtroppo,
Purtroppo è così, e, diciamo, è migliorato nel corso del tempo, ma ancora c'è ampio margine di miglioramento. Considerare soltanto che il come si arriva a concedere alle donne il diritto di voto e di eleggibilità. La prima legge è del febbraio 1945, si parla di voto alle donne, ma non si accenna alla eleggibilità. E questo, sebbene le associazioni femminili da tempo avessero scritto e avessero detto a chiare lettere che volevano il diritto di voto e il diritto di eleggibilità alle donne nella nuova Italia democratica e speravano anche repubblicane, perché sulla base di un ragionamento molto, molto semplice, che sostanzialmente diceva che le donne avevano sopportato la dittatura fascista che le aveva discriminate ed emarginate. Durante il fascismo alle donne era vietato svolgere ad esempio la libera professione e c'erano anche forti limitazioni nel diritto allo studio, nell'impiego pubblico non potevano essere più del 10% dei dipendenti e quindi c'era una forte discriminazione. Poi appunto dicevano alle donne, dice, noi donne abbiamo sopportato la guerra perché ci siamo fatti carico della famiglia, dei bambini, degli anziani, dei malati mentre gli uomini erano in guerra. E quindi dice, noi vogliamo contare nella nuova Italia. Ebbene, la prima legge che parla di voto alle donne non parla di eleggibilità delle donne. E a questa, diciamo, svista, secondo me non era una svista, ma era una cosa voluta, perché più donne ci sono candidate e meno posti ci sono per gli uomini, si rimedia soltanto nel gennaio 1946, quando si dice che possono votare, possono essere eletti tutti quelli, uomini o donne, che sono iscritti alle liste elettorali. Quindi non si dice che le donne, in quanto cittadini italiani, hanno diritto al voto, ma con un escamotage tecnico si dice possono votare, possono essere elette perché sono iscritte nelle liste elettorali. Questo già a livello di legislazione ci dice qual è l'attenzione verso le donne e considerate che, sempre nella legge elettorale, c'è scritto che nei seggi può essere predisposta un'entrata separata per le donne. Quindi chi voleva, non risulta che nessuno lo abbia chiesto, nemmeno le suore, che sono andate a votare tranquillamente alla luce del sole, ma la legge, pensando che le donne non fossero interessate al voto, cioè non la legge, scusate, chi aveva formulato la legge, che erano degli uomini, pensando che le donne non fossero interessate al voto, aveva previsto addirittura un ingresso separato nel seggio elettorale. Quindi E invece le donne sono andate a l'attenzione votare. nella stessa percentuale degli uomini e addirittura a livello nazionale nei piccoli centri in misura maggiore degli uomini, come media nazionale. In Umbria purtroppo non è così. In Umbria, diciamo, le donne almeno alle elezioni per l'Assemblea Costituente votano tanto quanto gli uomini, alle amministrative votano un 5% in meno, 76 contro 82% degli uomini. Beh, comunque una buona, insomma, una buona percentuale per l'epoca, diciamo. Allora. Quindi, come, quali sono quindi stati i risultati del referendum e per la Costituente, insomma, in Umbria? Sì. Com'è andata? Ok, allora diciamo per il referendum l'Umbria si esprime a favore della Repubblica in una misura ancora più alta di quello che succede a livello nazionale. Ecco, a livello nazionale abbiamo il 54% per la Repubblica e nel collegio Perugia Terni Rieti è il 66%. Parlo di collegio perché nelle elezioni anche per la Costituente, questo è il collegio. Se poi guardiamo il dato delle due province umbre, la percentuale a favore della Repubblica è ancora più alta, il 71%, e l'Umbria come regione è addirittura la terza in Italia, dopo mi sembra l'Emilia-Romagna e il Trentino. Quindi in realtà diciamo l'Umbria è l'ultima regione dell'Italia centrale che si esprime per la Repubblica, perché poi il referendum restituisce un'Italia divisa geograficamente in due. Il centro-nord dall'Umbria al nord per la Repubblica, il centro-sud dall'Umbria alle isole a favore della monarchia. Ma quantitativamente vince la Repubblica, assolutamente. Insomma.
Mentre invece per quello che riguarda le elezioni per la Costituente, per l'Assemblea Costituente, appunto che dovrà, quella che dovrà redigere la nuova Costituzione della Repubblica Italiana a questo punto, nel collegio Perugia Terni Riedi abbiamo una vittoria della Democrazia Cristiana così come a livello nazionale. Se invece guardiamo i risultati dell'Umbria in senso stretto, cioè le due province di Perugia e Terni, vincono i due partiti della sinistra con una prevalenza del Partito Comunista sul Partito Socialista di Unità Proletaria. Se vogliamo tornare al discorso delle donne, vi dicevo, in Umbria c'erano 10 partiti in lizza per la Costituente, 102 candidati, di cui soltanto 6 donne. Di queste 6 donne vengono elette alla Costituente soltanto 2. E di queste due poi in realtà soltanto una è nata nel collegio Perugia Terni Riedi perché è Elettra Pollastrini, nata a Riedi. Elettra Pollastrini, alla quale, come avete visto sul sito dell'ISUC, nel 2016, in occasione appunto dei 70 anni dell'Assemblea Costituente, i ragazzi del liceo classico e musicale Mariotti hanno dedicato un video che ne ricostruisce la biografia e il percorso anche di vita piuttosto, piuttosto duro tra emigrazione, campi di concentramento, di confinamento e prigionia in Germania. Sì, infatti io vi volevo far vedere una domanda. Come sono stati preparati al voto i cittadini? Diciamo prima, i cittadini sono stati preparati al voto da diversi partiti attraverso una intensa campagna di informazione che arrivava anche al porta a porta e con la produzione di opuscoletti e manuali, alcuni di quali venivano addirittura venduti a dispense nelle edicole. Cioè, era proprio, diciamo, talmente tanta la domanda e la voglia di partecipare degli italiani che gli editori o gli stessi partiti avevano anche pensato di poter vendere questi manuali, perché gli italiani volevano, gli italiane volevano partecipare al voto. Per farlo volevano informarsi. Quindi abbiamo sia una campagna porta a porta con materiale molto semplice, come vedete da queste schermate, disegnato proprio per venire incontro anche a chi aveva problemi nella lettura, in modo che tutti quanti sapessero quello che dovevano fare. Ciò nonostante, tutti quanti le testimonianze che abbiamo raccolto di persone che hanno votato nel 46 ad una qualsiasi delle elezioni del 46 testimoniano una grandissima emozione, soprattutto le donne che finora avevano soltanto visto votare i loro uomini di famiglia, però ecco, tutte quante raccontano per esempio di come si vestissero accuratamente, di come cercassero di essere in ordine e di come si presentassero al seggio con largo anticipo e con tutto quello che era necessario a sopportare una lunga attesa, perché volevano votare. Poi, oltre ovviamente a questo materiale a stampa, ci sono i comizi in cui ognuno dei candidati presenta il proprio programma. E sui comizi, se mi consentite, c'è una cosa simpatica da dire che ci fa capire come il tempo passa, ma non passa sempre in maniera proficua. Il comizio, a parte che spesso i comizi si tenevano soprattutto nei piccoli paesi nella stessa piazza e quindi nello stesso giorno le persone potevano ascoltare più rappresentanti dei partiti che esprimevano le proprie opinioni e svolgevano la propria campagna, ma soprattutto succedeva che i comizi potevano essere organizzati col sistema del contraddittorio, a cui forse oggi noi siamo abituati per la campagna elettorale americana, meno per quella italiana, che poi è piena di regolamenti e di cose che lo rendono quasi inutile. Il contraddittorio significava all'epoca, nel 1946, che al termine di un comizio poteva essere invitato sul palco, perché erano già d'accordo, un rappresentante di un altro partito per un confronto, oppure qualcuno dal pubblico poteva chiedere al relatore di intervenire per fargli delle domande. A questo proposito le cronache dei quotidiani riportano la notizia di un comizio a Gubbio tra il rappresentante del rappresentante della Democrazia Cristiana Salciarini, che presentava la propria candidatura alla Costituente,
al termine del quale, ed erano già mezzogiorno, un rappresentante comunista chiede di poter interloquire. I due, soprattutto il comunista, parlano fino alle 14. A questo punto, dal pubblico c'è il parroco, un parroco che chiede di intervenire. Gli fanno presente che sono le 2 del pomeriggio, è caldo, c'è il sole, è ora di pranzo, Certo. ma il parroco non demorde e vanno avanti fino alle 18 di sera. Oggi è una pratica Impensabile, non più utilizzata, esatto, assolutamente, Impensabile. assolutamente, assolutamente. Bene, se ci sono altre domande, non vedo niente. Però allora, se avete insomma altre curiosità, volete fare delle domande, fatele pure. Io nel frattempo volevo farvi vedere il sito dell'ISUC, dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, e qui potete trovare tantissime informazioni. Sulla homepage abbiamo l'iniziativa Racconta la Repubblica, che è quella di cui ci accennava prima Gianni, e qui possiamo accedere al video di cui vi parlava prima su Elettra Pollastrini, cliccando qui è un video YouTube che appunto è il video fatto dai ragazzi della scuola. E poi in fondo abbiamo due interventi, altri due video che ci parlano di Elettra Pollastrini e di Elsa Damiani. Trampolini. Trampolini, ok, no, scusate, non leggevo bene. E, quindi io vi consiglio di visitare questa pagina e approfondire. E tra l'altro, ovviamente ci sono tantissime altre informazioni che si possono carpire da questo sito. Andando sulle pubblicazioni, ad esempio. Carica, ce ne sono tantissime ovviamente. Se digitiamo Costituenti, ecco qua, Costituenti dell'Umbria, c'è una pubblicazione, questa, Costituenti dell'Umbria, c'è una pubblicazione che possiamo consultare sui Costituenti dell'Umbria, quindi sul loro contrib sul contributo dell'Umbria alla nascita della nostra democrazia. Lo possiamo scaricare qui e consultarlo. Poi ovviamente potete tranquillamente navigare, è molto semplice. Ci sono dossier ricerche, rassegne stampa, fondi archivistici, video, oppure ci sono anche quello che l'ISUC fa in collaborazione con le scuole, quindi laboratori didattici, lo sportello scuola e la formazione. Sì. Posso Ci sono dire un'altra altre cosa sui domande? Sì, risultati certo. dell'elezione? Sì. Per quello che riguarda le elezioni amministrative, Sì. l'Umbria è stata una delle poche regioni in Italia in cui alle elezioni amministrative viene eletta sindaca una donna. In Italia nel 1946 furono soltanto 11, in tutti quanti, diciamo, circa 8.000 comuni italiani. Una di queste è appunto Elsa Damiani Prampolini, a cui abbiamo dedicato un video nell'ambito di questa iniziativa Raccontiamo la Repubblica, che viene eletta a Spello il 10 novembre 1946 e che poi sarà sindaco ancora farà altri 3 mandati, è una delle pochissime che viene riconfermata a livello nazionale. Insomma, la sua è una storia molto particolare, completamente diversa da quella della costituente Elettra Pollastrini, anche se appunto eletta in Umbria, perché Elsa Damiani Prampolini, pur essendo nata da padre originario di Spello, è però nata a Milano, ma è una delle poche donne che si è laureata in medicina durante il periodo fascista, quando il regime, ma gli stessi familiari non ritenevano utile e Opportuno. indispensabile per una donna una formazione universitaria. E lei è una che ha lottato molto nel corso della sua vita, poi anche contro il marito per esercitare la professione. Cioè, il marito non voleva che lavorasse, che facesse il suo mestiere, che era quello di dottore. Ciò nonostante, insomma, riuscì nella sua attività di assistenza,
in qualche modo. E poi, dopo la guerra, accettò la candidatura a sindaco nelle liste del Partito Comunista, pur non essendo mai stata lei né, diciamo, antifascista militante né comunista. Però riteneva utile, indispensabile, necessario in quel momento, per poter aiutare chi ne aveva bisogno, candidarsi e svolgere un ruolo pubblico per poter meglio difendere le persone che erano più deboli e che avevano meno possibilità di veder tutelati i propri diritti. Un'ultimissima cosa, sempre a proposito delle amministrative, e come diciamo prima, sulla novità di questo voto del 46 e sulla difficoltà sia che per chi lo gestiva che per chi andava a votare, sono due casi particolari che succedono in Umbria, uno a Porano e un altro a Scheggino. Mentre per la Costituente si poteva votare un po' come oggi, si potevano dare due preferenze, cioè si poteva scegliere semplicemente il partito, no? Con la croce vicino al simbolo del partito, oppure si potevano dare le preferenze scrivendo il nome del candidato che si preferiva. Per le elezioni amministrative, soprattutto per quelle dei comuni sotto i 30.000 abitanti, dove si adopera il sistema maggioritario, e in Umbria sono 82 su 88, quindi praticamente tutti, i cittadini, gli elettori possono scegliere o soltanto il partito, sempre con la croce accanto al simbolo del partito, o possono scegliere tra i candidati, tra gli uomini e le persone in lista, uomini e donne, chi vogliono come consiglieri. Ma per farlo devono cancellare i nomi di quelli che non vogliono. Ah, quindi è il contrario. Esatto. Per esprimere una preferenza devono dire chi non preferiscono. Nel fare questo possono farlo anche tra persone presenti in liste diverse. Ok. Bene? E possono farlo soltanto fino a un totale dei 4/5 dei consiglieri da eleggere. Cioè, gli appunti non sarebbero bastati, perché la legge maggioritaria comunque prevede che i 4/5 del consiglio comunale vanno al partito che ottiene più voti e 1/5 al partito che si classifica secondo. Quindi nei consigli comunali con 15 rappresentanti, 15 consiglieri, significa che la maggioranza ne ha 12 e la minoranza ne ha 3. Due da fare la minoranza, 3 contro 12. Ebbene, incredibile ma vero, a Porano tutti e 15 i consiglieri prendono lo stesso numero di preferenze. Lo stesso identico numero in 15. Ora, deve essere successo qualcosa a Porano, non so cosa, penso non lo sappiamo mai. Se sono messi d'accordo. Non è possibile. Per mandarla a monte proprio. Erano due liste, ma questo significa che questo meccanismo, 4/5 alla maggioranza, 1/5 alla minoranza, viene meno. Cioè non si può praticare, perché hanno preso tutti lo stesso numero di preferenze. E difatti, non so in base a quale principio, penso non sapremo mai, si danno 8 seggi alla maggioranza e 7 alla minoranza. A Scheggino succede un'altra cosa per noi strana, anche se la legge dice che nel consiglio comunale ci andrà il primo e il secondo partito, nella minoranza c'è anche un rappresentante del terzo partito, perché anche se il suo partito ha preso meno voti del secondo, lui come candidato ne ha presi più del terzo del secondo partito. E quindi la minoranza è rappresentata da due liste. Sempre un rapporto 12-3, però da due liste. Questo per dire anche della complessità del voto, anche delle amministrative, per la novità che rappresenta quello che per noi oggi è il semplice esercizio di un diritto che ci sembra naturale, acquisito, sul quale non si deve discutere, non sarà mai messo in discussione. Invece diciamo che era stato, e riappropriarsene non è stata una cosa molto semplice, insomma, sul quale forse bisognerà riflettere e considerare che sia una cosa preziosa da tutelare e da conservare. Quello sicuramente. Noi ci siamo, diciamo, abituati, no, a questo, cosa che prima assolutamente non era. Il discorso che fai tu sul fatto che è la prima volta che vengono fatte delle elezioni libere
anche su vari argomenti, diciamo, perché no, già ce n'erano due il 2 giugno, 2-3 giugno, fra l'altro, hai detto, quindi non solo un Due, tre giorno, giorni. due giorni, erano 2 giorni le elezioni, quindi cioè, è importante, insomma, sottolinearlo questo, che noi ce lo troviamo come diritto, ma poi alla fine c'è stato un inizio ed è quel giorno lì, insomma, con il nostro. L'importante è sempre parlarne. Noi dobbiamo dire grazie a Gianni, ma soprattutto grazie all'ISUC in generale, perché mantiene viva quella che è la storia dell'Umbria. Ed è importante perché non parlarne significherebbe far cadere tutto nel dimenticatoio. Tra l'altro, oggi, grazie a Gianni, abbiamo scoperto due donne umbre che hanno fatto la storia. E io non sono umbra, ma non ne sapevo non ne era a conoscenza, e mi fa molto, molto piacere. Infatti, grazie Gianni, davvero. Niente, E è stato un piacere. è stato un piacere anche per noi ascoltarti. E vi invitiamo, chiaramente invitiamo tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta come pubblico di mettere mi piace alla nostra pagina, a questo post, e vi diamo appuntamento alle prossime, diciamo, dirette che faremo. Le dobbiamo ancora programmare tutte, però domani uscirà comunque la pillola sul 2 giugno. E andremo al Quirinale, quindi visiteremo il Quirinale in maniera virtuale. Quindi restate collegati con noi. Ringraziamo di nuovo Gianni e vi Grazie saluto. E alla prossima. Ciao, ciao Ilaria. Ciao a tutti, ciao a voi. Ciao. Gianni.